Pettinari, guai ad abbassare la guardia, e questo è il messaggio che lei vuole lanciare per quanto concerne le periferie di Pescara, è così? Sì, purtroppo dobbiamo constatare che a Rancitelli, Ferro di Cavallo, Fontanelle in via Caduti per Servizio e in via Rigopiano i focolai dell'emergenza sicurezza non si sono mai spenti e in questi giorni stanno riesplodendo più di prima. Più di prima perché purtroppo gli stiamo un po' meno dietro noi, perché non possiamo fare più conferenze sul posto e quant'altro. Cosa è successo? Intanto non è né la prima né l'ultima volta. Ieri sera ci sono stati fuochi d'artificio al Ferro di Cavallo, assembramenti, grandi feste, sembravano feste popolari. Mi hanno chiamato i cittadini onesti fortemente preoccupati. Si continua a spacciare droga tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e questi signori che vanno ad acquistare droga a Fontanelle, al Ferro di Cavallo a Rancitelli e in via Rigopiano fanno assembramento, quindi cittadini onesti a volte sono costretti, quando vanno a fare la spesa, ad aspettare anche mezz'ora per rientrare nelle proprie case. Voi direte perché? Perché questi signori si mettono sulle scalinate, sulle gradinate, precludono l'accesso ai cittadini onesti per rientrare alle proprie case. Quindi si spaccia droga, continuano a lavorare a tutte le ore. La cosa che mi piace più il cuore per via Rigopiano, perché a via Rigopiano eravamo riusciti a tamponare l'emergenza sicurezza e adesso è tornato tutto come prima. Lì per un periodo di tempo, per un mese e mezzo, la situazione si era tranquillizzata e adesso anche lì è tornato tutto come prima. Ci sono spaccio di droga, occupazioni abusive, quindi permangono le occupazioni abusive, criminali pluripregiudicati che continuano a fare il comodo loro. Quindi un appello alle istituzioni le faccio. Chi governa Regione e Comune ci aveva promesso miracoli. Ferro di Cavallo, a Fontanelle, vi ricorderete, per l'emergenza sicurezza, non si parla più di nulla, nessuno dice più niente, è tornato tutto come prima.